Dicono, ho detto un uomo potente, se una donna, forse è vero. Forse. Però intanto però la donna è sempre dietro. La società ce la vede una differenza tra la donna e l'uomo. Il calcio è più conosciuto da uomo che da donna. Infatti, che ne so, cioè i campionati, la gente guarda più quelli da uomo che da donna. L'Italia la donna non conta niente. Ma dallo stipendio, dal lavoro, sottopagato. La donna indipendente è una prostituta. Perché è più libera è una troia. Tu ti senti libera? No. Ma ho girato tanto l'Italia, non mi sento libera, sono a parte. Per me li sentono le donne mezzo strada, in cinese. Per me è una vergogna. Sì. Una volta io ci vado da qui, Coop, è vicino, faccio la spesa. Sì, io ci vado e vanno con bimbi. C'è un signore, mi chiedono, così, poi chiedono quanto costa. Io di cazzava, io di stile parlano una brutta. Io ho detto, signori, cosa stai facendo te? Se ho bisogno delle donne, vai da tua sorella, da tua moglie. Poi con i bambini, poi anche me, vedi che c'è un cane, scusami, ma secondo te mi prostituisco con un cane? Sei tranquilla? Ah, io no, la sera non usciva mai. No. No. La luna di notte mi vedi passeggiare di qua. Nessuno ti danno. No! Ma ti... Non ti danno? No. No, non ti passo. Ma che passo? Era una battuta. Secondo voi è sicuro per una donna camminare da sola in strada? No. Quasi ti mangiano con gli occhi. Cioè io voglio solo camminare, che ne so, fare una passeggiata con le amiche e ci sono tutti gli altri che ti guardano in un modo quasi per mangiarti e fa paura, cioè. Poi meno male io e mio figlio grandi sono maschi. Se la donna è femmina, allora meglio ricompagnano. Qua diciamo da sola non ci stai. Non ci riescono a uscire. Invece a livello di sicurezza proprio? Sicurezza c'è. L'abbigliamento non fa il monaco, cioè a me piace abbigliarmi provocante perché mi piace a me stessa, non per attirare o chissà che cose. Con la minigonna non è un bel vedere per loro, per noi è bello, per loro, per gli uomini è bello, per le donne no, ti guardano. Cioè, e non è già questo? Ma guardare è normale, le donne vanno guardate, se no... Dà fastidio vedere una persona che ti guarda in un certo modo. Cioè va bene guardarti, se io così dici, ti sto guardando, ciao. Però tu riesci a capire che ti sto guardando per dire che magari mi stai simpatica, ti trovo carina. Se tu guardi in un certo modo... Perché una si veste così deve essere violentata, è la fine. Tranquilla che non vi violenta nessuno. Speriamo. Speriamo anche noi, va bene. Sì.